veramente una storia commovente, che decisi che vorrei a Petraglia, con cui poi avrei fatto il co-sceneggiatore, qui poi avremmo fatto altri film, Romanzo di Criminale, eccetera. E con lui mi scrisse una bella storia. Però poi si arrabbiò perché quando io andai a girare il film, in verità vedevo che tutto quello che era stato scritto a Roma non corrispondeva alla realtà di quei posti, dove c'era una camorra abbastanza feroce, a cui ci siamo scontrati, ci E quindi il eravamo film ha messo. subito una evoluzione, diciamo, sul set, c'è stata una contaminazione con la realtà che lo ha influenzato nella sua fase creativa. Altro che neorealismo, io non ho fatto niente, io non ho scritto un rigo. Quel film è una bellissima cosa. Il regista di quel film è quel ragazzo che mi diceva: qua succede questo, qua succede quello. Quando raccogliamo i pomodori dopo 3 anni, e noi giravamo, dice: ma dove dormite? Facevano così, quando ci vedevamo nel casolare. E dove andate a dormire? Al cimitero. Ah, dicevo io. Ah, e fammelo vedere. E poi il giorno dopo andammo a vedere, abbiamo dormito nel cimitero per riprendere di notte pure noi, e abbiamo fatto alle 4 del mattino alcune riprese. Per cui è strettamente, chiaramente legato al neorealismo, perché la Certo. nostra scrittura era così lontana da quello che era il reale, per cui grazie a De Santis, Ecco eccetera, insomma, perché abbiamo grandi quell'altro maestri. De Santis, ovviamente, e quello era un cinema che veniva proprio dall'indagine della realtà, il neorealismo nasceva proprio da quello. Pumarò è stato uno dei film che abbiamo proposto nella rassegna retrospettiva che le stiamo dedicando nell'ambito di questa 18ª edizione. E il film che proietteremo al pubblico nella sala Lizzani dopo il nostro incontro è invece il suo al momento ultimo film da regista, 7 minuti, che lei ha voluto girare proprio a Latina. E c'è un fil rouge, insomma, che unisce un po' tutta la sua cinematografia, cioè lei è sempre stato attento ai temi del sociale, del lavoro, perché anche 7 minuti ha questa ambientazione, perché ispirata a una storia vera, francese, se non ricordo male. Perché ha sentito il desiderio di ambientare un film in una fabbrica e raccontare una storia di donne, di operaie. A volte le cose hanno un segno perché, cioè hanno un loro segno, le cose. Non è vero che un regista a volte cerca, cioè, ma perché hanno scelto quel film? Lui non lo sa, magari che quel film, quella storia è andata a cercare a lui e arriva attraverso le vie del Signore sono infinite, no? Le vie infinite. In verità a me me l'hanno proposto prima. Lo scrittore che era, che adesso è direttore al Piccolo Teatro di Milano, Massini. Massini. Poi mi ha dato sto libretto, ma era un testo teatrale, non era cinema. L'ho trovato interessante, ma poi Gassman ci aveva fatto pure una regia teatrale. In verità, poi mia moglie mi ha detto: ma dai, fallo. E Madonna mia, sono tutte donne, ma tu pensi, Madonna mia, dirigere. No, ma non è facile, Era 10 donne, preoccupato. ma perché poi è accaduto quello che io pensavo. Ho dovuto però, e su quello mi riconosco che è uno che ci sa fare, perché un bravo regista la cosa che deve fare è deve mettere tutti d'accordo, nel senso deve formare una grande squadra. Grande nel senso, è come un allenatore di calcio, non è che deve. Più di tanto, almeno il mio cinema, per carità, poi gli altri. E quando ho pensato a chi mettere in campo, allora lì sì mi sono incominciato ad appassionare, perché devo ringraziare tutte le attrici, la Mannoia per esempio, non pensava magari di fare un ruolo cinematografico nella sua vita, ma quando io gli ho scritto la lettera e gli ho mandato il libretto del film, cioè come era. Lei il giorno dopo è venuto a trovarmi e ha detto: ma posso venire a trovare, maestro? Maestro, stai calmo. Dice, cerchiamo di capirci un po' se riusciamo a dare quella. E lei, di una modestia, devo dire, ha detto: fammi un provino, perché se non sono degno, fammi un provino. Vabbè, tu facciamo il provino. Ho fatto finta di fargli il provino, ma io, per come Si era lei. già deciso, Ma insomma. com'è sincera lei sul palcoscenico, com'è vera, com'è viscerale, è un tipo d'attrice proprio che andava a pennello per questo film. E
e poi le napoletane, e poi le attrici straniere che hanno partecipato, mi hanno coinvolto. Guarda, ti voglio dire una cosa, che la maggior parte, in verità, leggendo bene la mia cinematografia, ma ci faccio caso io da qualche tempo, le vere protagoniste nei miei film, a parte romanzo criminale, sono quasi sempre le donne e non gli uomini. A parte poi il film anche quello là di Balanzasca. Sempre le donne, ragazze, giovani, donne, eccetera. E perché? Perché loro mi danno quella capacità, quella fiducia, quella, cioè mi fanno e mi scoprono la mia parte femminile, perché io ho un'ammirazione per le donne che è sconfinata, sconfinata. Forse perché mia madre, forse perché le mie sorelle, forse perché l'affettività che mi danno le donne in tutte le cose. Mia madre ha tirato su una famiglia senza marito praticamente per tanti anni, lo diceva lei, eravate 8 figli, non è stato sicuramente semplice. Sì, sì, vedevo a 40 anni, io ancora non lavoravo, cioè quando lei aveva appena cominciato, i miei fratelli erano piccoli, eccetera. Ma appunto, vedendo come una donna sa gestire, come sa togliere, come dire, cose che gli uomini magari noi non riusciamo, non a caso, cioè io cito sempre, adesso non voglio dilungarmi, ripeto, perché parliamo di cinema, però nella Divina Commedia Paolo e Francesca, ma Paolo non dice una parola, parla solo Francesca. Fateci caso, se volete poi la recito la roba. E Paolo e Francesca che ha il coraggio di dire quello che sente, quello che ha vissuto, quella... Paolo sta alle sue spalle, si nasconde dietro di lei, dietro questa figura, questa ragazzina, perché una ragazzina ogni tanto guarda verso l'alto, poi si rinchiude, poi si riaffaccia, piange, poi si riaffaccia, però lei... E Dante, pur condannandola all'inferno, le fa un monumento sulla grandezza